Ancora un grande successo firmato Ghironda. Il concerto di Ben Uncle Soul, stella nascente del panorama musicale mondiale, è andato in scena venerdì scorso sul palco del Teatro Nuovo di Martina Franca, ha rappresentato certamente l'evento clou dell'edizione 2012 della Ghironda Winter and Spring Festival, la rassegna delle musiche dal mondo organizzata dall'omonima associazione culturale e dall'agenzia Idea Show. Un evento itinerante che anche quest'anno ha proposto artisti di assoluto livello, confermandosi tra le kermesse musicali più importanti a livello nazionale e che ora è pronto ad offrire alla platea di appassionati l'appuntamento finale, quello del 28 aprile a Conversano con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, duo che unisce una delle voci femminili più raffinate e uno dei contrabbassisti più virtuosi del panorama musicale italiano. Cerchiamo di fare del nostro meglio, ovviamente non è merito mio, ma è merito innanzitutto di tanti collaboratori che si adoperano affinché la Ghironda possa continuare ad avere i successi che ha avuto, e poi sono molto contento perché è la musica che mi piace proprio personalmente, per cui quando abbiamo sentito qualche anno fa le prime canzoni di Ben abbiamo subito voluto portarlo, abbiamo impiegato un anno e mezzo per portarlo a Martina, alla Ghironda, ce l'abbiamo fatta, siamo molto felici. Poi siamo molto felici anche del riscontro di pubblico che abbiamo avuto e da non dimenticare che la direzione di questo festival artistica non è affidata a qualcuno della nostra associazione ma è affidata al pubblico, tanto è vero che presentiamo all'inizio della stagione una decina di nomi sul nostro sito di riferimento che collabora con noi, che è il Tacco di Bacco, dove proponiamo al pubblico di scegliere gli artisti che vogliono vedere in concerto. Al primo posto quest'anno si è classificato il duo Magoni Spinetti come musica nuda, che faremo proprio il 28 di aprile a Conversano, che sarà il momento conclusivo della Ghironda, e al secondo posto proprio Ben Uncle, che abbiamo invitato a Martina. Siamo contenti perché siamo certi che diventerà una star nei prossimi 10 anni di livello veramente mondiale.